Allora, buongiorno a tutti. Noi oggi vi presenteremo sostanzialmente due attività all'interno di questa indagine che abbiamo condotto. E in particolare la prima attività di tipo censuario, cioè abbiamo ricevuto un mega file nel quale erano contemplati i principali attori delle, diciamo, chiamiamolo mercato, ma non è un mercato, del mondo delle mense scolastiche, e abbiamo cercato di ottenere il maggior numero di informazioni possibili riguardo tutti questi attori. E questa è la prima parte del nostro intervento di oggi, che verrà condotta da Elisa e vi spiegherà. Vi mostrerà, ecco, il nostro compito, il difficile compito oggi è quello di cercare di sintetizzare in mezz'ora quello che è un lavoro che Veneto Agricoltura ha ricevuto in un fascicolo di oltre 200 pagine. Però al contempo noi dobbiamo darvi, anche invece che riempirvi di numeri e basta, darvi l'idea di come stanno le cose appunto in questo periodo in cui vi parliamo. Quindi, vedrete dei numeri, questo di sicuro, però quello che cerchiamo di farvi far passare sono anche dei concetti e lo stato dell'arte di questo mondo. Quindi Elisa, nella prima parte del nostro intervento, vi spiegherà questa banca dati regionale delle mense. Nella seconda parte riprenderò la parola io e vi parlerò dei risultati della ricerca di mercato che abbiamo condotto su oltre 1.000 intervistati tra mense e altri attori lo vedremo, e riguardo il comportamento in relazione all'aspetto biologico, all'erogazione di pasti biologici e di altre caratteristiche. Alla fine ci siamo anche permessi di dare le nostre raccomandazioni, cioè dire, visto che la situazione è questa, a nostro avviso sarebbe utile fare in questo modo. Però questa è la fine del film, quindi ve la dirò quando, alla fine dell'intervento, e passo la parola ad Elisa per la prima parte del lavoro. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, come anticipato da Antonio, io mi occuperò di questa prima parte del lavoro. Diciamo che per rispondere ad entrambi gli obiettivi che ci sono stati comunicati dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura, abbiamo condotto delle interviste. A chi ci siamo rivolti? Principalmente il target di interesse può essere suddiviso in tre grandi gruppi. Abbiamo chi si occupa di richiedere il servizio mensa scolastica, che chiameremo richiedenti, e si tratta sostanzialmente di comuni, parrocchie, scuole di diritto privato che appunto richiedono il servizio mensa, ma poi lo affidano a terze parti. Queste terze parti sono i cosiddetti fornitori, ovvero ad esempio le ditte di catering che si occupano esclusivamente di fornire il servizio mensa scolastica. E poi abbiamo un terzo gruppo al quale ci siamo rivolti che si occupa contemporaneamente di richiedere e di fornire il servizio, ovvero sono quei soggetti che fanno tutto al loro interno, ad esempio le scuole di diritto privato che hanno la gestione interna del servizio mensa e in questa occasione li chiameremo eroganti. Quindi ci siamo rivolti a tre diversi target, ai quali abbiamo posto alcune domande comuni e altre invece specifiche sulla base del loro ruolo. Come è stato realizzato il nostro lavoro? Abbiamo contattato sia telefonicamente sia online tutti questi soggetti in un periodo tutto sommato lungo, perché comunque i soggetti da contattare erano molti. E abbiamo cercato di ricevere il maggior numero di risposte possibile, quindi abbiamo sollecitato in tutti i modi la partecipazione e la collaborazione da parte di questi soggetti. Nello specifico abbiamo iniziato a metà aprile, abbiamo terminato questo lavoro di contatto a metà luglio e in totale siamo riusciti a raccogliere 1097 interviste valide. Magari
tra di voi c'è anche qualcuno che è stato contattato dai nostri intervistatori, insomma ha partecipato all'indagine. Come abbiamo operato? Inizialmente Veneto Agricoltura ha contattato via PEC tutti i soggetti di interesse. Chi dopo un certo periodo non aveva ancora provveduto alla compilazione online del questionario è stato contattato da noi, di SDB, dai nostri intervistatori, via telefono. Abbiamo fatto più contatti proprio per cercare di sollecitare la partecipazione. In molti casi abbiamo ricevuto una compilazione del questionario telefonica, in altri casi ci è stato richiesto di essere ricontattati via mail, quindi abbiamo rimandato il link per poter accedere e partecipare al questionario. Quindi in totale su tutti i nostri contatti abbiamo raccolto 1097 risposte. Cosa significa 1097 risposte? Lo dobbiamo rapportare a quello che è l'universo di riferimento. Su un universo di riferimento di 2033 soggetti complessivi, 1097 risposte è un risultato a nostro avviso molto buono e valido, perché significa aver registrato un response rate del 54%, che raggiunge addirittura il 65,4% nel caso dei comuni. Questo significa che la partecipazione è stata attiva, siamo riusciti insomma nel nostro obiettivo a raccogliere un buon numero di risposte, e soprattutto questi numeri ci rassicurano in merito a quei risultati che vedremo dopo, che vi presenterà Antonio, per quanto riguarda le domande del questionario. A questo punto iniziamo a vedere nel dettaglio il database che abbiamo costruito per rispondere al primo obiettivo di questa indagine sul servizio mensa scolastica. Si tratta di un database enorme che contiene una serie di informazioni che adesso vediamo. Per tutti i punti mensa che hanno partecipato a questa indagine abbiamo riportato il nome, l'indirizzo, la provincia, l'email, il numero di telefono, il nome dell'ufficio o del referente che ha partecipato a questa indagine, che quindi ci ha risposto. Poi abbiamo riportato la categoria dell'ente o della struttura, cioè si tratta di un soggetto che richiede solo il servizio mensa oppure lo fornisce o ancora gestisce il servizio mensa al proprio interno. La specifica tipologia in funzione della modalità del servizio, cosa significa? Se si tratta di un comune, potrebbe essere un comune che ha affidato a terzi il servizio mensa, oppure una scuola di diritto privato con gestione diretta del servizio mensa, e poi ci sono tante altre casistiche. Abbiamo rilevato il numero di pasti al giorno, alla settimana e all'anno, questo per avere un'idea di quanti pasti ogni punto mensa gestisce appunto in questi diversi periodi. Poi abbiamo riportato il numero di punti mensa serviti nel caso in cui il contatto fosse nei confronti di un fornitore, quindi una ditta di catering, quanti punti mensa gestisce. Se invece si tratta di un soggetto richiedente, come potrebbe essere un comune, abbiamo riportato il nome di tutti i punti mensa gestiti da questo comune, l'anno e la durata del contratto e anche il nome della ditta affidataria. Per arrivare poi alla casistica di chi gestisce internamente il proprio punto, il proprio servizio di mensa scolastica, abbiamo in questo caso riportato tutti i nomi e gli indirizzi dei punti mensa. Questo risponde, come dicevamo, ad un obiettivo che ci è stato comunicato dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura, di cercare di mappare il più possibile il servizio mensa scolastico per capire in cosa consiste, chi sono gli attori di questo mondo. Quindi in totale, considerando chi ha partecipato all'indagine, abbiamo 2543 punti mensa che sono stati rilevati in Veneto, che si distinguono in 1441 gestiti da soggetti che richiedono il servizio ma poi lo affidano a terzi, e 1102 che invece li gestiscono in autonomia. Di questi 2543 punti mensa che noi abbiamo rilevato grazie a questa indagine, abbiamo un 42,5% che ricade nella tipologia di ente pubblico con gestione tramite ditta privata di ristorazione collettiva. Quindi, come un po' anticipavo prima, il comune che poi affida alla ditta privata il servizio.
E poi abbiamo un 37% di invece punti mensa che fanno capo a scuole di diritto privato che invece gestiscono il servizio mensa internamente. Qui vi diamo uno scorcio di come sono distribuiti questi punti mensa per provincia e per tipologia di scuola. Troviamo una buona concentrazione nella provincia di Vicenza con il 20,2%, a seguire a Padova con il 19,6% e poi anche quasi un 18% nella provincia di Venezia. Se consideriamo la tipologia di scuola, in primis la scuola dell'infanzia con il 44%, a seguire con quasi il 31%, con il 30,4% la scuola primaria e poi una buona percentuale di punti mensa che fanno capo ad asili nido. A questo punto la parte che rispondeva, diciamo, al primo obiettivo l'abbiamo conclusa e ripasso la parola ad Antonio. Ok. A questo punto noi abbiamo chiesto ai nostri intervistati, che rientrano appunto in tre categorie diverse, quindi noi disponevamo di tre questionari distinti, però con alcune domande comuni, ed erano le domande chiave dell'indagine. E ribadisco quello che ho detto ancora all'inizio, quello che volevamo sapere era il rapporto con il biologico di queste mense. E alla fine, come vi ho detto, abbiamo intervistato più della metà dell'universo di riferimento, quindi è un campione assolutamente robusto, statisticamente rappresentativo, composto da 1097 soggetti, e questi soggetti sono 335 comuni, 35 fornitori puri, cioè coloro i quali, esempio ditte di catering, che forniscono gli alimenti, e 727 interlocutori del mondo della scuola, per esempio scuole di diritto privato. Allora, nella classificazione che avete visto con Elisa, a seconda del loro ruolo nella filiera appunto delle mense, 35, che sono esattamente quelli che abbiamo visto nella prima suddivisione come fornitori puri, sono coloro che si occupano di fornire il servizio mensa scolastica sulla base di un contratto o mandato. Al contrario, adesso cambia la suddivisione da quella che ci interessa nell'ottica dell'indagine, 433 attivano la richiesta di un fornitore attraverso un contratto o un mandato, e invece 629 gestiscono internamente e in autonomia il servizio mensa scolastica. Quindi quei 433 sono coloro i quali richiedono il servizio mensa, e i 629 sono coloro i quali anche lo erogano. Ok? Questo è il nostro campione totale. Noi adesso valuteremo i risultati complessivamente e valuteremo i principali atteggiamenti che abbiamo rilevato sui quesiti veramente importanti. Allora, prima cosa che ritornerà per tutta adesso su questa prima frase, vi annoierò perché per 10 minuti almeno, un quarto d'ora che io farò la relazione su questa indagine, ritornerà sempre che il numero di riferimento su cui noi ci basiamo oggi è che solo il 6,6% di quelle 1097 realtà che abbiamo intervistato sono dichiarate biologiche, cioè dicono noi siamo mense biologiche, il 6,6%. Quindi è una percentuale assolutamente migliorabile, se la vogliamo leggere in senso positivo. E poi allora siamo andati a vedere nello specifico come si comportano nell'erogare i pasti e nella soddisfazione di determinati indici che vedremo adesso. E cominciamo a trovare dei dati che
possono stupire da un certo punto di vista, perché il 47,8% del totale campione assicura che nei propri pasti ci sono piatti a base di prodotti biologici serviti in media 3-4 volte alla settimana. E questo già con quel 6,6 di cui abbiamo parlato poco fa è un po' il contrasto, cioè la situazione qua sembra migliore di quella che abbiamo visto prima. Non solo, all'interno di chi attualmente eroga o riceve il servizio per una mensa biologica, dice io lo faccio e non riscontro alcun problema. Qui è usato in modo improprio il termine mensa biologica, diciamo che sono quelle mense che servono abitualmente almeno 3-4 volte alla settimana prodotti biologici, piatti a base di prodotti biologici. Quindi chi eroga o riceve il servizio in termini diciamo di piatti biologici non ha alcun servizio, non ha alcun problema, perché abbiamo chiesto, ecco qui non vi riportiamo alcune domande del tipo ma il fatto di acquistare prodotti biologici vi comporta dei problemi del tipo per esempio di costo, di reperibilità, di stagionalità eccetera eccetera. Bene, ovviamente c'è stato chi ha riportato che questi problemi ci sono, però il 37,5% di chi attualmente ha un comportamento tra virgolette virtuoso dice sì, ma nessun problema veramente particolare. Allora, già in questa slide cominciamo a vedere appunto una distonia tra la reale presenza di mense biologiche e il reale comportamento adottato da ciascuna unità. Ma andiamo avanti perché riceveremo delle conferme. Allora, il 34% del campione dice che vengono rispettati gli indici di criteri ambientali minimi. Non solo, più della metà del campione utilizza prodotti a chilometri zero, approssimativamente dalle 3 alle 4 volte alla settimana, come succedeva, vi ricordavo prima, per i piatti biologici. E il 45,1% utilizza prodotti DOP o IGP e solo il 15,1% dice di non utilizzarli. Da notare come, qui comincia a esserci un'informazione che quando noi facciamo una ricerca di mercato e ci sono coloro che rispondono non so, molto spesso questo risultato non viene considerato rilevante e si guarda dove sono andate principalmente le preferenze di coloro che hanno risposto. E invece in questo caso mi sento di dire che la corretta interpretazione di questo non so è che questo è uno dei dati salienti che noi riceviamo, nel senso che non che non si curino di sapere se vengono utilizzati o meno prodotti IGP o altro, ma non è un qualcosa che viene considerato, curato con attenzione e valutato attentamente. La parola valutazione è appunto il fatto di valutare attentamente, è un qualcosa che adesso riproporrò anche per aspetti successivi. Allora, ci sono dei momenti di informazione, di promozione che vengono organizzati, quali seminari e incontri tecnici. Bene, partiamo sempre da quel 6,6% che si dichiara mensa biologica. Nonostante questo 6,6%, quasi il 37% è interessato a questi seminari e incontri tecnici che vengono organizzati periodicamente, e solo il 24,6% si è dichiarato non interessato. Anche in questo caso, guardate, infatti non a caso prima mi sono soffermato sulla percentuale di non so, anche in questo caso vedete una percentuale simile, oltre il 37% non sa. Cosa vuol dire non sa? Vuol dire che a nostro avviso, non ha mai preso in considerazione il fatto di poter partecipare o meno a seminari ed incontri tecnici,
ma perché non lo ha mai valutato, proprio non lo ha mai preso in considerazione. Quindi questa è la situazione. Cominciamo quindi a trarre un po' le conclusioni strada facendo, e poi alla fine le trarremo del tutto e proveremo anche a dare una nostra proposta soggettiva, diciamo. Cioè, non esiste di fondo una contrarietà, un problema rilevato a, passatemi il termine proprio, ma è per farmi capire bene, per comportarsi in modo biologico nel momento in cui ricevo, erogo dei pasti. Nella maggior parte dei casi, in molti casi non lo prendo in considerazione. È un qualcosa che io non ho considerato. Quindi nonostante ci siano momenti di informazione, di promozione, nonostante evidentemente oggi come tutti noi consumatori finali possiamo garantire che quando andiamo al supermercato lo spazio che i diversi supermercati dedicano ai prodotti biologici va via via aumentando, lo potete vedere anche mese dopo mese, ma per un semplice motivo: non è che i supermercati siano, infatti noi facciamo ricerche anche per delle catene di supermercati, non è che i supermercati siano abbiano una vocazione biologica e siano e facciano questo per un criterio, diciamo, di ben comportarsi nei confronti dei consumatori. Loro semplicemente valutano la rotazione dei prodotti, e i prodotti che ruotano sullo scaffale più velocemente, cioè quelli che una volta inseriti escono prima, meritano maggiore spazio. E quindi loro, leggendo i numeri, vedono che l'interesse dei consumatori, gli acquisti dei consumatori nei confronti dei prodotti biologici continuano ad aumentare progressivamente nel tempo. E questo è il motivo per cui aumenta nettamente lo spazio che viene dedicato a scaffale per questi prodotti. Questo, francamente, ecco, ci ha colti un po' impreparati nel momento in cui abbiamo ricevuto determinate risposte, nelle quali vedevamo che quasi sempre più di un terzo del totale campione, che quindi non è poco, non sapeva, non aveva ancora preso in considerazione la cosa. E questo, ripeto, ci ha colto abbastanza impreparati. Da un lato, quindi, allora, partendo da quel 6,6% che vi avevo promesso che avrei citato più volte, di quel 6,6% che dice che si riferisce a mense biologiche, leggendo i vari comportamenti nell'erogazione di piatti biologici, nel rispetto degli indici CAM, nell'erogazione di prodotti di DOP o IGP, eccetera eccetera, vediamo che esiste di fatto, allora il campione si spacca, c'è chi ha una sensibilità superiore decisamente a quello che era apparso da quel 6,6% di mense biologiche iscritte all'elenco del Ministero, e poi c'è anche una parte del campione che non ha ancora preso in considerazione veramente questo problema, questo aspetto. Andiamo avanti. Dopo questi risultati che abbiamo visto, abbiamo cercato di condensare, vi dico, quelle parti dei tre questionari che sono stati somministrati a richiedenti, eroganti e fornitori, quelle domande che erano comuni ai tre questionari e quindi rappresentano l'atteggiamento del totale campione di 1097 intervistati, e che indicavano con diciamo maggiore pertinenza il vero atteggiamento nei confronti dell'erogazione di pasti biologici. Detto ciò, a questo punto abbiamo tratto le conclusioni. E abbiamo cominciato a mettere in fila quelli che sono
Abbiamo cercato di scattare una fotografia partendo dal presupposto che l'obiettivo conoscitivo di partenza era quello di capire lo stato dell'arte, dell'evoluzione verso mensa biologica delle attuali mense scolastiche. Allora, ricordiamo, c'è una sensibilità registrata che tutto sommato è ben superiore a quel 6,6% di mense veramente che si sono dichiarate biologiche. E questo allora perché? Dalle risposte che abbiamo ricevuto, in parte manca lo stimolo, in parte la conoscenza di cosa comporti l'iscrizione all'elenco del Ministero per far considerare tale passaggio una priorità. Infatti, intanto leggo quello che c'è, vi commento quello che c'è scritto dopo nei punti 1 e 2, è assolutamente sintomatico il fatto che nemmeno il 40% oggi è a conoscenza del Fondo Nazionale del Ministero a sostegno delle mense scolastiche biologiche, cioè proprio non lo sapevano. E solo il 19,2% ha fatto delle valutazioni sull'opportunità di iscriversi all'apposito elenco del Ministero. Quindi qui è evidente che il problema è che non è stato affrontato, non c'è una, non è stato affrontato sufficientemente questo passaggio proprio da un punto di vista di strategia propria. E questo allora, a nostro avviso, è una questione di informazione, come abbiamo visto, e anche di partecipazione al problema, nel senso che da un lato manca l'informazione necessaria, quantomeno il 60% non sa che, oltre il 60% non sa che potrebbe ricevere dei contributi per fare questo passaggio. E dall'altro, non compare in queste slide, ma ritengo assolutamente opportuno riportarvelo, quando abbiamo chiesto il motivo per cui, per esempio, determinati soggetti non siano mai andati a dei seminari e dei workshop che trattavano della cosa, o perché non avessero mai contemplato la possibilità di iniziare questo percorso, sappiate che la risposta più frequente che abbiamo ricevuto è stata: non è una nostra priorità. Questo vuol dire tutto, vuol dire niente, ma principalmente c'è un denominatore comune, nel senso che con tutte le cose che abbiamo da fare, con tutto quello che dobbiamo fare nella quotidianità, di questo non abbiamo parlato. E questo è il problema, quindi, per quelle mense che non hanno ancora cercato di attivare questo percorso virtuoso. Allora a questo punto noi ci siamo permessi di dire che cosa faremmo noi alla luce di questi risultati, visto che di ricerche di mercato noi ne mastichiamo quotidianamente e quindi siamo abituati a dover interpretare l'atteggiamento dei nostri intervistati. A questo punto diciamo la nostra, che è questa. La strategia di comunicazione oggi esistente è sicuramente valida ed efficace e assolutamente per fortuna che c'è, però a nostro avviso serve un passo ulteriore, cioè serve un passo che sta nella personalizzazione e nel rendere interattiva la comunicazione, cioè andando nei singoli due punti che potete leggere sotto. Oltre ai seminari e incontri tecnici, noi pensiamo che possa essere utile una comunicazione one to one, dove io il seminario o l'incontro tecnico non lo faccio con un insieme di persone, ma lo faccio anche singolarmente con ogni soggetto, se posso, se il soggetto lo
lo accetta, in modo che mi rendo conto perfettamente dei problemi specifici del singolo soggetto, al quale sono in grado di rispondere con delle proposte mirate, tagliate su misura per quel soggetto, che se non è a conoscenza di determinate cose, provvedo io a renderlo edotto, diciamo, e se ci sono delle problematiche, magari ci sono problemi di stagionalità, e magari invece ci sono, costano troppo. Ecco che in questo modo, con un incontro one to one, cioè di persona, uno a uno, io riesco, con questo non dico che si otterranno dei risultati, che avremo l'esaustività, ma quantomeno ogni problematica verrà trattata da sola e direttamente. Questo per diciamo, la comunicazione in generale, e non sappiamo se questo sia tecnicamente possibile, però da un punto di vista, diciamo, di approccio, per noi è la cosa più corretta in relazione ai risultati che abbiamo raggiunto. Il fatto di poter avere un esperto, mi metto nei panni di chi voglia magari prendere in considerazione, oppure possa avere qualche prurito conoscitivo riguardo il fatto di poter passare a mensa biologica, il fatto di poter interagire con un esperto per eseguire una simulazione più approfondita su approccio, step da considerare, costi e benefici relativi all'inserimento nell'elenco del Ministero, pensiamo che sia diciamo il nodo chiave, nel senso che oggi la maggior parte dei soggetti che abbiamo intervistato non sa in che cosa consiste l'iter per diventare mensa biologica, o non si è posta il problema o non ne ha le sufficienti conoscenze, e allora potremmo essere noi a portare, parlo di Regione Veneto in questo caso, a portare queste conoscenze in modo che almeno le persone sappiano in che cosa consiste la cosa. Siamo convinti che questo 6,6% iniziale, che ormai vi ho citato un sacco di volte, aumenterà alla grande, sono convinto, qualora le persone abbiano una conoscenza più approfondita del fenomeno. Ecco, io vi ringrazio. Abbiamo avuto l'ingrato compito di cercare di spiegare un qualcosa che abbiamo riportato in oltre 200 pagine in mezz'ora di tempo. Sappiamo quindi che siamo stati necessariamente incompleti in alcune cose, però speriamo di avervi trasferito una piccola fotografia di quella che è la situazione attuale oggi nel Veneto. Grazie. Grazie.